meccanismo, il cambio di strategia dell''ndrangheta, che è passata dai reati tipicamente predatori, le estorsioni sul territorio, a reati a connotazione economico-imprenditoriale e quindi le evasioni fiscali e le bancarotte. Hanno sostituito le mazzette provento delle estorsioni con le distrazioni dalle società poi portate al fallimento e con i proventi dell'evasione fiscale. Società per affari. Perché alcuni imprenditori passano dalla protezione di una famiglia di 'ndrangheta ad un'altra famiglia. Anche qui mi viene in mente un'affermazione fatta da un mio vecchio imputato nel processo infinito, che definiva la 'ndrangheta asso compari, l'unica assicurazione che si paga con la vita e non per la vita. Credo che sia un fatto di libertà e di democrazia se ci si rivolge a questi settori. Crimine organizzato, si perdono dei beni di cui tutti noi godiamo senza spesso renderci conto, che è la libertà e la democrazia, perché nel momento in cui si diventa servi di queste organizzazioni non si è più liberi. Quindi a chi pensa per guadagno, per timore di rivolgersi a costoro, si rendano conto che si finisce sotto una sostanziale dittatura. Che non si può venire a patti con la 'ndrangheta e che bisogna avere il coraggio di denunciare.